Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Ben svegliati e mi fa piacere che la prima cosa che vedrete in questa giornata è la mia faccia di Pablo Escobar. Comunque sono qua con un video che lo faccio grazie a voi, grazie al sondaggio che ho fatto su Instagram che ha avuto un riscontro abbastanza positivo. Pertanto oggi parlerò di fatturato. Ebbene sì, ritornerò a parlare di fatturato, ma in maniera più dettagliata, in maniera anche futuristica. Ok? Allora, partiamo dal principio. Partiamo dal principio con come guadagni il Napoli attualmente. Ok? Allora, il Napoli attualmente guadagna 13 milioni e mezzo con tutta quella mucchiata selvaggia sulla maglia, robe di cappa, Kimbo, Pastacarofalo, almeno fino ad ora c'è Pastacarofalo, poi non si sa se ritorna MSC, io ho detto MSC Crociere, ma comunque Pastacarofalo e come si chiama lo sponsor? Lete? E Napoli guadagna 13 milioni e mezzo. Ok? Bene, anche questi sono dati di Calcio e Finanza che sono dati molto attendibili. Cioè, niente di meno, noi con tutto questo burdel, Coppa Maglia, ok? Guadagniamo 13 milioni e mezzo. Il Sassuolo guadagna più di noi, 22 milioni e 2 mi sembra, leggendo lo schema. Perché sta solo a robe di K e guadagna meno di noi, perché noi da robe di K guadagniamo 7 milioni, però sta solo ha anche lo stato di proprietà che fattura 20 milioni. Noi parliamo tanto di fatturato qua, fatturato là, ma non, cioè avere troppo casino sulla maglia non vuol dire guadagno incredibile. Noi siamo lontani anni luce, cioè io preferisco una maglia pulita, una maglia semplice con solo sponsor tecnico e addio, perché solo sponsor tecnico puoi guadagnare un fottio di soldi. Perché noi con lo sponsor tecnico guadagniamo 7 milioni, ok, e appunto per questo si vocifera che nel 2020 potremo cambiare sponsor tecnico da Robe di K a Adidas o Nike, cioè uno sponsor di un certo valore, di un certo brand, ok? E questi sponsor sicuramente ti offriranno 15-20 milioni all'anno, magari sarebbe una grandissima manna dal cielo, un grandissimo aumento di fatturato. Davvero, se si lamenta tanto del fatturato qua, fatturato là, ma se tu fai contratti con Robe di K che ti dà 7 milioni, cioè, ma rovoli mi, chi sia un problema? Poi vuoi, come ho detto prima, vuoi incasinare la maglia piena di sponsor, Kimbo, Pastacarofalo, che poi alla fine non guadagni chissà cosa, capito? Guadagni 7 milioni dallo sponsor e tipo 5 milioni e qualcosa dalle altre, dagli altri, capite il discorso? Cioè, torno a ribadire, preferisco una maglia semplice, solo con l'Adidas, niente casino in mezzo, ok? Guadagneremo qualcosa in più. La Juve fattura dagli sponsor Adidas e Jeep, mi sembra, oltre 20 milioni, ok? E quindi solo con lo sponsor la Juve guadagna un fottio, noi guadagniamo 13,5, è una cifra veramente ridicola, oserei dire ridicola per una squadra che, nonostante tante critiche, nonostante io mi incazzi tanto, ma è sempre costantemente tra le prime due in classifica, almeno negli ultimi due anni, va sempre in Champions, va sempre in Europa League, fa sempre discrete prestazioni. Quindi noi, secondo me, meriteremmo uno sponsor più forte. Cosa porterebbe questo sponsor forte, questo sponsor tipo Adidas o Nike? Beh, porterebbe introiti, come ho detto, 20 milioni all'anno, sono sempre 20 milioni rispetto ai 13 che Robe di K offre.
porterebbe investitori, cioè noi saremmo molto più, tra virgolette, attraenti agli occhi degli altri, probabilmente, no probabilmente, sicuramente, perché robe di gara. Noi se gli investitori guardano il nostro sponsor tecnico, chi è lo sponsor tecnico? Robe di K, e si fa una risata incredibile. Poi se vedono Adidas o Nike, sicuramente cambiano opinione e hanno più voglia di investire, di aumentare il capitale su Napoli. Ok? Detto questo, più investitori, cioè attrarremmo investitori. Seconda cosa, uno stile di maglia come Cristo comanda. Ok? Per esempio, la maglia della Roma di quest'anno è fighissima, cioè con il fulmine al collo nella prima maglia, fulmine al collo e fulmine sulle maniche. Poi la seconda maglia un fulmine in petto, cioè quella è figa. Quella è figa. Minchia, che cazzo? Per dire, non hanno pigliato la pantera, l'hanno presentata come un cartone animato, una cosa, vabbè che me la sono presa, ma dettagli, poi serpente come maglia, la prima, ma vabbè, la maglia al portiere, vabbè, comunque lo stile di maglia sicuramente sarà migliore, e con uno stile di maglia migliore probabilmente aumenteresti le vendite, ok, sperando che siano vendite di maglie originali, per chi ha la disponibilità. E poi, cosa più importante, avremo, non dico la possibilità, ma l'aiuto, diciamo così, da parte dello sponsor di poter acquistare giocatori più forti. Per esempio, la Juve, se non erro, paga metà stipendio grazie allo sponsor, a Cristiano Ronaldo, se non vado errato, ok? Per esempio, gli sponsor possono, che ne so, dire al giocatore, senti, vai qua, fai questo, fai quell'altro, ovvio, non è che lo sponsor entra in trattative, è ovvio, però potrebbe dare una mano, potrebbe, lo sponsor serve a questo, che lo sponsor vuole visibilità, quindi magari con un nuovo sponsor, con il Napoli, crescere assieme, e sarebbe una grande mano, tu aiuti me, io aiuto te, e stiamo pace, ok? Comunque chi lo sa, sarebbe un bel cambio, un fatturato molto più ampio, molti... Allora, un tizio, non mi ricordo quando, mi ha scritto, tu non capisci un cazzo di calcio, ma che vuoi capire del brand, dello sponsor tecnico, tu sei un qua. Allora, io sono stato il primo a fare un video sul fatturato, il primo, ma diciamo che ho voluto fare, non mi ricordo quando, ho voluto fare un video su come aumentare il fatturato, e lo sponsor sarebbe il primo passo determinante, il primo passo per aumentare il fatturato in maniera significativa, perché lo sponsor, ma io ridendo e scherzando, serve, ma anche per un fatto di farsi conoscere, capito? Perché robe di K, chi cazze? Io robe di K non le trovo in giro facilmente, cioè sarò io che sto cialata, ma mentre Adidas e Nike, Adidas e Nike un maccat, capite il discorso? Comunque speriamo che questa trattativa ci sia veramente, perché si parla che dal 2020 De Laurentiis vorrebbe cambiare sponsor. Anni fa rifiutò, se non erro, perché lo sponsor voleva vendere le maglie solo nei suoi centri vendita, mentre agli official store no, almeno così mi è sembrato di capire il rifiuto, il motivo del rifiuto. Speriamo che, torno a ribadire, il cambio sponsor sarebbe veramente una manna dal cielo, perché da 13,5 milioni che guadagniamo tuttora a 20 milioni sarebbe un grande passo avanti, ok? Comunque fatemi sapere la vostra, a Maspera, come sempre, che queste notizie siano veritiere, ma che alla fine si concretizzino, speriamo un po'.
Comunque, fatemi sapere la vostra. Un saluto a tutti. Buona giornata. Non lo so se oggi uscirà un altro video. Io sto benissimo. Non è che ieri ho fatto uscire due video, sto morendo. No, sto benissimo. Non lo so, forse farò uscire voce di mercato. Vediamo se ci sta qualche notizia. Vabbè, poi vediamo. Un saluto a tutti. Forza Napoli sempre. Ciao, voglio.